storia di Federica. Mio nonno, al quale ero molto legata, è mancato nel 2005. All'epoca ero in quinta superiore e il giorno prima che lui morisse stavo studiando per un'interrogazione che avrei avuto il giorno dopo. Non so come, ma dentro di me sapevo che non sarei andata a scuola. Avevo questa sensazione e infatti la sera mia zia ci telefonò e ci diede la triste notizia. Durante la notte partimmo per la Campania, più precisamente per Salerno. Noi abitavamo a Torino. Da quel giorno, negli anni a seguire, ho avuto una connessione particolare con mio nonno. Lo sognavo spesso e in questi lui mi parlava, confortava e mi dava dei messaggi. Racconterò brevemente tre sogni che mi hanno lasciata basita. Il primo sogno su mio nonno accadde 3 giorni dopo la sua morte. Io e mia sorella eravamo già ritornate a Torino il giorno dopo il suo funerale, mentre i miei rimasero con mia nonna per circa 1 settimana. Ad ogni modo, come detto prima, sognai mio nonno. Era triste e piangeva, dicendomi che non voleva essere morto e che i manifesti e i tendoni messi davanti al portone gli davano fastidio e li dovevamo togliere. Io gli risposi che purtroppo era andata così e che dal momento che era già morto da 3 giorni sicuramente era stato tolto tutto. Quando mi svegliai chiamai mia mamma e le raccontai il sogno. La cosa che mi fece restare allibita era che nonostante fossero passati 3 giorni, gli uomini delle pompe funebri non avevano ancora tolto nulla, esattamente come mio nonno mi aveva detto nel sogno. Il secondo sogno che voglio raccontarvi l'ho fatto a distanza di mesi dalla sua morte. Nel sogno mio nonno mi disse: «Di a nonna di non agitarsi, deve guardare nel primo cassetto del comodino dove dormivo io». Il giorno successivo sentii mia nonna, che era preoccupata perché non trovava la sua fede nuziale. Con tutta calma le dissi di controllare in quell'esatto cassetto, proprio dove mi aveva detto il nonno, e l'anello era proprio lì. Anni dopo la sua morte lo sognai nuovamente. Nel sogno era molto triste e mi disse: «Tuo zio il 10 verrà qui. Mi dispiace tanto, Federica». Inutile dire che mi svegliai angosciata, perché mia nonna mi ha sempre detto che i morti non possono rivelare le date della morte di persone care. Tra l'altro, ricordavo solo il finale del nome, quindi non potevo sapere quale zio potesse essere. Il 10 febbraio, però, ricevetti una telefonata da parte di mio cugino, che mi avvisava della morte di mio zio Raffaele. Sarà il rapporto forte che avevo con mio nonno, ma questi sogni mi hanno sempre spaventato un po'. Federica.